Buon salve amici miei e ben ritrovati sul canale. Io sono Sara, per chi ancora non mi conoscesse, e nel video di oggi ci ritroviamo qui, riuniti, per un nuovo testing di un fondotinta. E di che fondotinta vi sto parlando? Ovviamente di questo! E dite, ma... e che fondotinta è questo? Beh, ovviamente non c'è scritto sopra, c'è solo scritta la colorazione. Ma io vi sto parlando del fondotinta nuovissimo in casa Yves Saint Laurent, chiamato All in One Glow Foundation. Vi metterò più o meno, facciamo qui, qui, l'immagine di questo fondotinta. Allora, voi vi chiederete, ma come mai non hai il fondotinta? Perché io ovviamente non sono stupida e dato che i miei soldini li voglio investire in una maniera più o meno congeniale, quindi soltanto in prodotti che veramente utilizzo e veramente mi piacciono, dato che ho la possibilità, quando vado da Sephora mi faccio dare il campioncino del fondotinta. Quindi, eccolo qua, questo qui è il campioncino del fondotinta Yves Saint Laurent che abbiamo provato insieme. Ve lo faccio vedere aperto. Come vedete non ne è rimasto tantissimo, ma ancora un po' ce n'è. Questa era la mia terza applicazione del fondotinta, vedete che ce n'è ancora. Ma comunque, cerchiamo di non perderci in chiacchiere, andiamo avanti con una specie di maniera logica, anche se sul mio canale la parola logico è molto distante da noi, è molto molto distante. Ma, come ogni recensione slash prima impressione di fondotinta, parliamo del packaging generale. Il packaging risulta essere un tubetto, insomma, adesso non mi veniva la parola, con però presente una pompetta. Quindi se la mia mente riesce a congegnare la cosa, dovrebbe essere un fondotinta che, pompando il prodotto, poi asciuga dentro il prodotto e quindi diciamo che toglie l'aria e dovrebbe uscire quasi tutto il prodotto che c'è all'interno. Mi piace molto il packaging di questo prodotto, comunque molto fine, con il solito oro tipico di Yves Saint Laurent. Dal tubetto si riesce a vedere il colore del prodotto. Sì, come packaging mi piace, devo dire molto curato. Ok, avendo parlato un pochino del packaging, che mi dispiace non riuscire a farvi vedere qui di persona, ma magari in futuro, chi lo sa, lo vedremo, parliamo delle caratteristiche generali di questo prodotto. Vado a prendere il mio fido cellulare, ho fatto gli screenshot della pagina di Yves Saint Laurent, in cui viene descritto il prodotto, leggiamola insieme. Il suo segreto è una formula YSL Beauté, inedita, una texture crema in acqua per un colorito fresco. A contatto con la pelle la formula cremosa si trasforma in acqua. La sua composizione al 50% d'acqua e agenti idratanti è facile da applicare e ancora più facile da modulare. Touche Clay All-in-One Glow Foundation, mazza che nomi che ci trovano ogni volta, è la promessa di una copertura naturale e luminosa per un risultato zero imperfezioni. Andiamo avanti, c'è una parte che si intitola Benefici. Vabbè, la copertura di un fondotinta, l'idratazione di un trattamento per un finish effetto velo d'acqua. Tutto per esaltare lo splendore dell'incarnato, no effetto lucido, 8 nuance per illuminare e idratare ogni incarnato. Come modalità di utilizzo ci dice, così facile da applicare che si può fare a meno dello specchio. Puoi stenderlo aiutandoti con i polpastrelli oppure con un pennello. Non so se vi è capitato di vedere la pubblicità di questo prodotto, c'è una gran gnocca in macchina che tipo fa così, se lo stende viene una figa, beh lei è già figa di per sé lei, e quindi ho detto, è un prodotto che si applica con le mani? Probabilmente sì. La prima volta che io ho provato questo prodotto, questo fondotinta, è stato praticamente il giorno dopo aver preso il campioncino, ero troppo curiosa. So che quindi questo video forse non è proprio un video prime impressioni, quindi faremo finta che sia una piccola recensione, perché comunque questa è la terza volta che lo applico. La prima volta che l'ho applicato non ci ho pensato nemmeno due volte e l'ho applicato proprio con le mani. Ho steso un po' di prodotto e poi con i polpastrelli delle dita ho steso il fondotinta in maniera circolare e poi tamponandolo magari in queste zone dove ho bisogno di un pochino più di copertura. La consistenza di questo prodotto è spettacolare perché è veramente una crema, non è liquido, non è densissimo, è proprio una crema, è come se tu ti stessi stendendo la tua crema idratante serale o anche la crema mattutina, insomma. Infatti
come vedrete poi nella parte dell'applicazione, ho avuto qualche problema a stenderlo con un beauty tool, che può essere la spugnetta, che può essere il pennello. Ma comunque non vi dico nulla, vi rimando subito alla parte dell'applicazione e poi ci rivediamo con le considerazioni finali. Molto bene, eccoci qua, abbiamo il nostro campioncino fatto da Sephora del Yves Saint Laurent All-in-One Glow Foundation. Ve l'ho già fatto vedere prima, ma ve lo faccio rivedere. Come potete vedere io non ho assolutamente nulla sul viso, ho semplicemente fatto già le sopracciglia e andremo a testare l'applicazione di questo fondotinta. Da un lato vorrei applicarlo con le mani, dato che nei precedenti giorni l'ho applicato con le mani e mi sono trovata strabene, mentre dall'altro lato lo applicherò con una spugnetta in umidità, anche se il sito dice principalmente di applicarlo con le mani, ma che si può applicare anche con un pennello. Io però, data la consistenza molto molto cremosa, molto molto densa, ma comunque molto idratante, secondo me con il pennello non verrebbe steso bene, almeno a mio parere, ho paura delle strisciate incredibili. Quindi io direi di cominciare dal lato stesura con la mano, quindi vado a prenderne un po' con il dito, ha proprio la consistenza di una crema idratante, ok? Quindi il profumo è meraviglioso, credo che abbia della mimosa all'interno o qualcosa del genere. Se sentite dei rumori è il mio gatto che si sta cercando di infilare sotto la tovaglia del tavolo. Leo, Leo, allora, vai lì. Oh, stai lì. Quindi ci siamo, questa è più o meno una quantità, ma magari ne aggiungo ancora un cicinin così da aumentarne la coprenza. Nei giorni in cui ho testato questo fondotinta mi sono resa conto che l'ideologia è molto simile a quella di una BB cream, anche se in realtà poi la resa è proprio quella di un fondotinta alla fine, perché copre veramente molto bene, uniforma molto bene l'incarnato senza rimanere pesante sul viso. Quindi io, andando con le mani, vado proprio in questo modo, così. Il profumo è buonissimo, bisogna solo fare un po' di attenzione perché è veramente forte, quindi se non sopportate questo genere di profumi vi consiglio di evitare. Allora, io comincio la stesura con le mani facendo questo movimento, ma poi nei punti dove voglio... Vabbè, ciao Leo! E niente, sotto la tovaglia si deve mettere. Sei tremendo. Poi nei punti in cui voglio una coprenza maggiore tampono sempre con le dita, vedete, in questo modo. Bene, affinché il prodotto si fonda benissimo con la pelle. Eccoci qua, allora stesura facilissima, io spero che riusciate a vedere la meravigliosa luminosità che ha questo fondotinta. Coprenza bassa fino a media, stratificabile come potete vedere. Devo dire che se tamponato attorno al naso mi copre anche molto molto bene i rossori che io ho. Il finish è bellissimo, io spero che si veda la differenza perché è fantastico. Il colore, il B30, è proprio quello giusto per me, anche se il range colori non è che sia proprio così eccezionale, però guardate, non ha coperto tutti i rossori, non abbiamo in questo caso un fondotinta full coverage, ma abbiamo un fondotinta perfezionatore dell'incarnato, secondo me. Cioè guardate qui i miei rossori e guardate qua che roba. Io vorrei solo farvi proprio notare a voi la differenza tra le due parti del viso e spero veramente tanto che si noti anche da video, perché io qui in questo momento potrei anche farmi una foto perché è veramente assurdo, la differenza la noto. Allora, come era immaginabile, insomma, il fondotinta in questa maniera è steso sì facilmente, però rimane comunque leggermente appiccicaticcio, quindi io successivamente andrò ad applicare un velo sottilissimo di cipria. Ma andiamo a fare l'altro lato del viso, perché ovviamente non posso uscire in queste condizioni. Riapplico più o meno la stessa quantità, che comunque non era tanta, dovete anche rendervi conto che io non ho applicato tantissimo prodotto. Adesso vado a prendere la spugnetta che, come vedete, pulita. Per una volta nella mia vita ho pulito la spugnetta di Real Techniques, bella inumidita, bella strizzata, e comincio a tamponare il prodotto. Che buono che è l'odore di questo fondotinta, io adoro l'odore di mimosa, mi fa impazzire.
Come volevasi dimostrare, ho fatto una cavolata perché in realtà è come se io non avessi assolutamente applicato nulla, perché la spugnetta si è mangiata tutto il fondotinta, cioè se proprio i puntini che io avevo fatto se li è mangiati. Infatti, cioè praticamente la copertura con la mano è decisamente più elevata rispetto alla copertura con la Beauty Blender, cioè spaziale, proprio inaspettata questa cosa. Questo è proprio quel fondotinta che non si può utilizzare con un altro tipo di applicatore. Anzi, proviamo ad applicarlo con... faccio un altro strato con l'Expert Face Brush a questo punto. Facciamo come ci consiglia il sito. Proviamo a vedere se magari con il pennello a sto punto la coprenza riusciamo ad aumentarla. Perché io del pennello ho paura, ecco, per l'appunto ho paura delle strisce. Io spero che si veda, fa un sacco di strisce. Ma non so se riuscite a notare, in questa zona del mio viso è proprio patchy, cioè... Ok, ho usato un termine in inglese, non volevo. Si è depositato ma senza fondersi con l'incarnato. Molto bene, siamo arrivati alla parte conclusiva dell'applicazione. Come potete vedere, lato mano, lato pennello, Beauty Blender, tutto quello che c'è. Qui ho fatto addirittura praticamente due strati e la copertura è decisamente inferiore rispetto alla copertura che io ho ottenuto con la mano. Vedete, tipo, questo brufolo si vede ancora, i rossori si vedono ancora e io noto anche che la texture della pelle risulta più presente, più preponderante rispetto a questo lato del viso. Io spero che si veda anche in video queste mie che si vedano anche in video queste mie considerazioni. Il finish è assolutamente luminoso e idratante. È vero che la parte del pennello risulta leggerissimamente più asciutta rispetto alla parte in cui l'abbiamo applicato con la mano. Che dire, questo fondotinta non credo sia adatto alle pelli grasse, ma direi che finiamo l'applicazione cose, applichiamo un po' di correttore, faccio un trucco occhi, registrerò un altro video, quindi se mi vedete con lo stesso trucco è perché sto registrando due video in una giornata sola, e ci rivediamo per le considerazioni finali. Allora, eccoci ritornati, sicuramente il trucco l'avrete già visto all'inizio del video, perché come sapete questa roba è un po' Inception, in realtà io registro sia la parte iniziale che la parte finale dopo aver fatto l'applicazione, ovviamente. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere troppo che il nostro cervello non riesce a sostenere, andiamo a parlare delle considerazioni finali riguardo questo fondotinta nuovissimo in casa Yves Saint Laurent. Io vi dico, questo è il primissimo fondotinta che io provo di Yves Saint Laurent, non ne ho provato mai nemmeno uno, nemmeno i più blasonati, i più famosi. Devo dire che come prima impressione è ottima, ottima. Questo fondotinta è fantastico, perché... l'incarnato risulta estremamente omogeneo, estremamente uniformato e molto molto bello e luminoso. Sembra di non avere nulla sul viso, perché in realtà la texture della pelle non viene annullata del tutto, infatti anche i pori non è che siano proprio annullati, ma l'effetto che dà sul viso è veramente un effetto di pelle tua, questa è la tua pelle, bellissima, enfatizzata nella sua bellezza, idratata, rimpolpata, ma è la tua pelle. Infatti nelle stories di Instagram che ho fatto qualche tempo fa, qualche giorno fa, tantissime di voi mi hanno scritto: Sara, la tua pelle è fantastica, oltretutto io gliel'ho detto, guardate, sto indossando il fondotinta di Yves Saint Laurent, mi hanno tutti detto ti fa una pelle meravigliosa, io lo vedo anche dal video. Io in questo momento non ho l'illuminante, ho solamente un blush luminoso e questo è il trucco che ho eseguito con i prodotti Defa Cosmetics. Il video dovrebbe essere già carico sul canale, quindi andatevelo a vedere come è stato svolto questo make up, mi raccomando. Ma tornando a noi, l'applicazione decisamente, decisamente più promossa, l'applicazione con le mani. So che ad alcune persone non è piacevole, perché comunque avere le mani sporche non è sempre la soluzione migliore. Ve lo dico perché io sono passata ad applicare tutto con le mani, a non applicare assolutamente niente con le mani, a ritornare a scoprire l'utilità del scaldare il prodotto con le mani. Questo prodotto è proprio perfetto on the go,
quindi in viaggio, ve lo potete mettere in borsetta come anche avete visto nella pubblicità, lo potete riapplicare perché è come se fosse veramente una crema idratante colorata, ok? Però si asciuga e rimane il pigmento sulla pelle. Io sto letteralmente adorando questo prodotto, infatti piangerò moltissimo quando andrò a finirlo. Ma io mi sono assolutamente dimenticata di dirvi il prezzo di questo fondotinta, assolutamente, ma che cosa c'ho nella testa? Allora, su Sephora il prezzo di questo fondotinta è di 43,50€. Gli ingredienti, effettivamente il primo che viene citato è l'acqua, dopodiché abbiamo la glicerina e poi vabbè abbiamo il dimeticone come in qualsiasi altro fondotinta di questa marca e di delle marche comunque che troviamo da Sephora. E purtroppo non mi dice la quantità di prodotto, ma sono quasi convinta che siano i soliti 30 ml standard di prodotto. Comunque, dopo avervi dato queste informazioni, il prezzo è effettivamente elevato, perché comunque si tratta di un fondotinta di un brand luxury, ok? Non è che stiamo parlando di Essence, ma stiamo parlando di un brand di cui si paga il nome, di cui si paga il packaging, di cui si pagano il profumo, gli ingredienti, eccetera. Vi ricordo che questo prodotto ha un profumo abbastanza forte, a me sembra mimosa, poi magari in realtà è un altro tipo di profumo e magari sono semplicemente un po' frastornata dal fatto che oggi è la festa della donna e quindi sto già sentendo mimose da tutte le parti, negli angoli delle strade, anche se sono dentro casa, voi pensate. Però in conclusione, questo fondotinta è bellissimo, lo potete vedere anche dal mio viso. Io credo proprio che appena avrò qualche soldino da parte lo comprerò, perché mi trovo benissimo. Ora, io vi saluto qui, ci rivediamo magari tra qualche ora, io andrò a pranzo fuori, vivrò la mia giornata, spero di riuscire a farvi un check-up, non dico quando mi strucco, ma più o meno verso la fine della mia giornata, così da farvi vedere come il fondotinta ha retto e se è diventato troppo lucido, se ha cominciato a sciogliersi, se è sparito in certe zone. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci ritrovati, amici miei, sono le 5. Quindi più o meno io ho questo make up su da circa 6-7 ore più o meno. In realtà non mi ricordo l'ora precisa in cui ho cominciato a registrare, ma vabbè, non importa, comunque sicuramente sono 6 ore. Che dirvi del fondotinta? Si è lucidato qua particolarmente, qua anche un pochino. Il mio ragazzo ha notato questa cosa, ha notato che si notano parecchio i pori della pelle, cioè mi fa... Sara, ma come mai ti si vedono i puntini in faccia? Io, i puntini in faccia? E praticamente lui si riferisce ai pori della pelle, ve li faccio vedere. Lasciamo perdere il rossetto che è un pochino così, ma ci ho mangiato il sushi e devo dire che ha resistito alla grande. Notando un pochino, i pori sì, sono leggermente evidenziati. Ho già fatto particolarmente caldo a Torino, ma noto che sono molto più evidenti nella parte dove ho utilizzato più prodotto e quindi spugnetta, pennello eccetera eccetera, piuttosto che nella parte che ho utilizzato le mani, che era questa parte qua. Devo dire che ho anche utilizzato un blush nuovo, il blush di Defa, che è un blush luminoso, quindi molto probabilmente è stato anche lui ad evidenziare leggermente le porosità della pelle. Per il resto il fondotinta è praticamente ancora tutto integro, la coprenza è rimasta quella, mi sono lucidata qua attorno, qua in questa zona qui, quindi è anche a toccarmi sono un pochino lucidina, credo di aver bisogno di un ritocco di cipria. Però per il resto devo dire che anche se vengono evidenziati un pochino i pori della pelle, a me continua a piacere tanto come effetto. Probabilmente non lo stenderò più con né pennello né spugnetta, continuerò a stenderne poco poco con i polpastrelli, magari applicando un primer, per esempio il mio Optical Illusion di Urban Decay al di sotto, che faccia un po' da piallamento pori. Benissimo, quindi direi che questo è tutto per la nostra prova di fondotinta. Io direi che come vuoto gli darei un 7,5. Più che altro perché costa parecchio, comunque siamo sui 43,50€, quindi non è un prezzo molto accessibile. La coprenza non è eccelsa, stratificabile per carità, ma non è un'alta coprenza, è una media bassa coprenza, quindi
non copre tutto quello che dovrebbe coprire, bisogna andare un pochino magari con il correttore. Non è sicuramente un fondotinta adatto ad una pelle grassa, perché come vedete ha fatto lucidare me, che ho una pelle tendenzialmente secca, e tende leggerissimamente ad evidenziare i pori della pelle, però vorrei capire se fosse anche colpa del blush che ho utilizzato, perché era anche la prima volta che utilizzavo quel blush. Quindi direi che siamo giunti alla fine di questo video, io vado finalmente a struccarmi e noi ci rivediamo al prossimo. Se vi ha fatto piacere questa recensione lasciatemi un commento, se vi è stata utile e se avete acquistato questo fondotinta fatemelo sapere sempre giù nei commenti, lasciatemi un pollicino in su perché mi fa sempre piacere e vuol dire che questa tipologia di video vi sta piacendo, e noi ci rivediamo al prossimo. Muah!